Una città al collasso, anche a Trieste, emergenza profughi. Erano 330 a fine ottobre, ora sono più del doppio, quasi 800. Dormono per strada, nelle piazze del centro, nei giardinetti dove fino a qualche anno fa le mamme passeggiavano coi loro bambini. Arrivano in treno dalla Sicilia oppure entrano in Italia attraverso i valichi di confine non presidiati. La situazione a Trieste sta sfuggendo di mano e la gente è esasperata. Noi ce l'abbiamo già troppi, questa è la situazione. Aiutarli sì, ma a casa sua però, non a casa nostra. E in molti bivaccano tutto il giorno sulle panchine proprio davanti alla stazione centrale. E poi cercano un rifugio, rifugio in un silos abbandonato, la casa dei disperati, che è proprio qui, a due passi. Ed eccoci all'interno del silos, questa città fantasma proprio alle spalle della stazione centrale, che è diventata dimora di almeno un centinaio di profughi. Quasi tutti sono afghani e pakistani. Solo adesso il comune, dopo decine di segnalazioni dei cittadini, ha deciso di trovare una soluzione. Una soluzione solo provvisoria, però. Qui, in questo ex deposito di Pullman, nel popolare quartiere di Valmaura, verrà allestita una tendopoli. Dovrebbe ospitare almeno 90 persone, anche se in realtà potrebbe contenerne appena una quarantina. Questi profughi non è bel per noi, per nessuno. Sì, ho paura perché comunque magari, forse anche se non hanno il lavoro, magari rubano. Prima la gente di qua e dopo, cioè, se resta anche per gli altri. E dove non arriva lo Stato rimediano i cittadini, che attraverso il tam-tam sulla rete si stanno organizzando per controllare il territorio. Io passo più volte a piedi, a cavallo, in bicicletta, come mi pare, effettuo un'azione di deterrenza senza andare a violare nessuna norma legale. E mentre continuano ogni giorno ad arrivare nuovi clandestini di soluzioni concrete qui per frenare l'emergenza, ancora non se ne vedono.